Lo sai che puoi trasformare il tuo balcone e produrre energia pulita? La nostra batteria adesso, oltre ai 120 watt di base, sta dando gli altri 540 che sono necessari per scaldare l'acqua. Li abbiamo testati per un mese e ti racconto com'è andata. Ciao amici del bosco, in questo video parliamo di energia solare. Era da un po' di tempo che desideravo produrre l'energia elettrica per la mia casa con il sole e EcoShow mi ha dato la possibilità di installare i pannelli solari da balcone. Per questo impianto utilizzo una batteria da 1 kW di EcoFlow. Avevo già questa batteria che è possibile utilizzare anche direttamente nel campo, nel bosco di Ogigia, con dei pannelli solari portatili. Questa volta i pannelli sono fissi e in più c'è un inverter che serve per trasformare appunto l'energia prodotta dai pannelli in energia utilizzabile proprio dentro l'appartamento e ci sono anche delle prese speciali. Ma prima di andare avanti mettete un bel like al video e poi restate fino in fondo perché vi parlerò di come ho installato l'impianto, delle cose che mi piacciono e anche delle difficoltà che ho incontrato. I pannelli sono da 400 watt ciascuno, quindi un totale di 800 watt installati. Questo è il massimo che si può installare in un impianto del genere, molto leggero, che richiede anche pochissima burocrazia. È leggero, eh? I pannelli sono arrivati con tutti gli accessori per sistemarli sul balcone. Si possono mettere anche a parete o sul tetto, completamente verticali o un po' inclinati. Per ciascun supporto ci sono accessori specifici. Per l'installazione ho chiamato il mio elettricista di fiducia, Emiliano, ma la presenza di un tecnico non è indispensabile, si può fare anche senza uno specialista seguendo le istruzioni. Appendiamo il primo pannello. Adesso non dobbiamo farlo cadere di sotto. È molto elegante. Per prima cosa abbiamo attaccato ai pannelli i supporti che servono per mettere fuori i pannelli, poi li abbiamo installati e subito la casa ha assunto un aspetto diverso. La mia casa è molto old style, diciamo così, e secondo me questo tocco moderno ci sta bene. Montati i pannelli facciamo tutti i collegamenti con l'inverter, poi l'inverter si collega direttamente ad una presa di casa, in questo modo comunica con l'impianto e distribuisce l'energia a tutta la vostra casa. L'impianto si può collegare dall'esterno dove sono i pannelli alla casa, all'appartamento, con dei cavi per i quali non serve assolutamente fare dei buchi, forare le pareti, niente di tutto questo, sono dei cavi piatti che passeranno direttamente in mezzo ai vostri infissi. Il nostro elettricista ha voluto rifinire la cosa e era semplice per noi, ha fatto passare il cavo dal muro, ma non serve assolutamente fare buchi perché questo cavo piatto funziona perfettamente e non ostacola l'apertura e la chiusura delle finestre. Ora che l'impianto è pronto, vediamo come utilizzarlo al meglio, quindi andiamo dentro casa e ottimizziamo i consumi. Per fare tutto questo, per controllare la produzione di energia, gli elettrodomestici che stanno consumando, eccetera, eccetera, c'è un'app di EcoFlow che vi dà la possibilità di controllare tutto. In questo momento la batteria sta dando alla casa 120 watt circa, che è l'impostazione di base che abbiamo deciso noi. Vediamo cosa succede quando accendo il fornello. La nostra batteria adesso, oltre ai 120 watt di base, sta dando gli altri 540 che sono necessari per scaldare l'acqua. I pannelli in questo momento stanno generando 513 watt. Che vengono utilizzati dal mio impianto. Un complemento utile a questo tipo di impianti sono queste prese speciali che si chiamano smart plug. Consentono tra l'altro di monitorare tutti i consumi e di accendere e spegnere l'elettrodomestico anche a distanza. Bianchi, la lavatrice la faccio andare con l'energia del sole. La lavatrice sta consumando 2300 watt, di cui 800 li preleva dai pannelli. Potete anche vedere quanti euro avete risparmiato. Naturalmente questa cifra dipende dal vostro kilowattora, un'impostazione che date voi. Questi sono i risparmi di circa 20 giorni. E vediamo cosa fa la batteria. In questo momento è completamente carica, ma si sta ricaricando mano a mano che noi la consumiamo. L'energia massima che eroga l'impianto è di 800 watt, ma se si usa di mattina, il sole è in grado di ricaricare velocemente la batteria e possiamo usare più di 1 kW al giorno. Io ho una batteria da 1 kW.
ma posso anche estenderla, ovvero acquistare un'altra batteria ed arrivare fino a 3 kW di potenza. Un altro apparecchio che non è incluso nell'impianto, ma che vi consiglio di applicare al vostro contatore, è un misuratore di consumi. Vi consente di vedere in qualsiasi momento quanto state consumando e quindi se accendete un elettrodomestico, una lampadina in più, vedete subito la differenza e capite ogni elemento della vostra casa quanto consuma. Siccome la nostra batteria fornisce sempre 120 watt alla casa, la differenza è quello che stiamo prelevando dalla rete esterna, soltanto 47 watt. Adesso facciamo un controllo dei nostri consumi nei giorni precedenti. Quando vedete questa linea verde che scende sotto la linea blu, vuol dire che stiamo producendo di più di quanto consumiamo, quindi stiamo donando energia pulita alla rete. Ci sono dei picchi, naturalmente, in genere quando o scaldiamo l'acqua dello scaldabagno o cuciniamo. Qui c'è un bel po' di energia regalata alla rete, probabilmente non eravamo in casa, non stavamo consumando e non potevamo quindi utilizzare l'energia in altro modo. Con il misuratore dei consumi vi potrà capitare di accorgervi di aver dimenticato qualcosa acceso, ma vi renderete conto anche se avete degli elettrodomestici obsoleti che consumano troppo. Insomma, ci sarà una vera consapevolezza per tutta la famiglia di ciascun consumo e questo stimola tantissimo il risparmio e l'utilizzo responsabile dell'energia elettrica. Il misuratore si mette direttamente sul contatore. Vi lascio in descrizione tutti i link di riferimento dell'impianto che ho montato. Dove mettere batterie e inverter? Noi inizialmente li abbiamo inseriti dentro casa, tra l'altro in una postazione vicina al nostro computer, ma ci siamo resi conto che questi apparecchi, soprattutto l'inverter, producono dei campi elettromagnetici che sono percepibili e che possono dare fastidio. Per questo vi consigliamo, noi abbiamo fatto questa scelta, di mettere l'apparecchio un po' più lontano rispetto alla zona che frequentate di solito. Nel nostro caso lo mettiamo nel balcone con un mobiletto apposito che lo isolerà e quindi permetterà di limitare o escludere questo problema. Servono dei permessi per un impianto del genere? A meno che non si abiti in una zona di pregio storico dove ci sono delle limitazioni, dei pannelli del genere si possono sistemare senza chiedere nessun permesso al proprio comune. Casomai bisognerà accordarsi con il resto dei condomini se si abita appunto in un condominio. Però una cosa importante farla, bisogna fare una dichiarazione dove si informa il gestore della rete che abbiamo messo in funzione un apparecchio del genere, un sistema del genere, che quindi noi stiamo producendo energia e la stiamo anche mettendo in rete. Anche su questo vi lasciamo una guida sul percorso da fare. Quanto costa tutto questo? Ci conviene fare un impianto del genere? Sicuramente il costo di partenza non è irrilevante, batteria, pannelli, inverter hanno un certo prezzo. Ci vorranno molti anni di ammortamento. In queste 3 settimane di test abbiamo prodotto circa 35 kW. Se calcoliamo anche il costo del trasporto, in bolletta un kilowatt ci costa 0,32 centesimi, quindi 35 kilowatt corrispondono a 11,20 centesimi risparmiati. Con i nostri consumi abbattiamo di circa un quarto la bolletta. La cosa secondo me significativa è che si va a produrre un bel po' di energia con un impianto solare, quindi in maniera pulita. Si va a ridurre il nostro impatto energetico perché si utilizza energia che non proviene da combustibili fossili. Inoltre si ottiene una certa autonomia e anche tranquillità. In caso di blackout, in caso di problemi specifici, noi abbiamo un impianto che ci consente ogni giorno di produrre e consumare una certa quota di energia che non sarà tantissima quanto siamo abituati a consumare, ma che se ci organizziamo bene può essere sufficiente. Un grande vantaggio che si ottiene con un impianto del genere è la consapevolezza dei propri consumi. Io sono molto più attenta a come utilizzo i miei elettrodomestici, in quali orari, in che modo. Sono molto più attenta a non utilizzare più del necessario e ho le idee chiare sulla provenienza dei miei consumi energetici. A meno di un mese dall'installazione io comunque sono soddisfatta dell'impianto, mi ha dato più consapevolezza e mi ha fatto produrre a questo punto ben 34 kW di energia pulita. Speriamo che la nostra esperienza vi sia utile, qualsiasi sia la vostra decisione riguardo all'installazione o meno di un impianto del genere, è importante essere sempre più consapevoli dei propri consumi e rivolgersi se possibile alle energie pulite e rinnovabili. Spero che questa mia esperienza ti sia utile e mi raccomando, raccogli e conserva energia. Ciao al prossimo video!